Di questi tempi, nell'era dei grandi monoteismi, parlare di religione è diventato difficile. È diventato difficile, è diventato divisivo, è diventato fonte di profondi conflitti e spesso ci concentriamo più sulle nostre differenze che sulle similitudini. Parlare poi di politeismo, quindi più divinità, pantheon ricchissimi di figure soprannaturali che rappresentano fenomeni atmosferici o climatici o cose del genere, ormai è indissolubilmente legato a un'idea di paganesimo. Quanti popoli conosciamo che al giorno d'oggi sono ancora politeisti? E soprattutto quali sono le religioni di cui si parla maggiormente alla fin fine? Quindi, quando si parla di politeismo si pensa agli dei greci, no? Zeus sul Monte Olimpo, o agli aztechi con Quetzalcoatl, sempre che si pronunci così, o ai vichinghi con Odino, Thor, Yggdrasil, anche se a dirla tutta i vichinghi non erano un popolo, ma questo è un altro discorso. Eppure, forse proprio per queste ragioni, in un momento come questo, un romanzo come Shardik è qualcosa che vale veramente la pena di leggere. Il nome Richard Adams forse potrebbe dirvi qualcosa e vi direbbe giusto, perché è l'autore della Collina dei Conigli, un romanzo che sotto una patina fanciullesca di conigli parlanti che vivono in questa società similare a quella umana si va poi a concentrare su dinamiche complesse come rapporti di potere, l'esodo, il coniglio invece che l'uomo contro la natura o contro i grandi avversari, la strategia, insomma un romanzo piuttosto complesso celato appunto sotto un aspetto di prodotto per bambini, molto superficialmente parlando. Quindi Richard Adams è un autore di un certo tipo che, a mio parere, benché sia un romanzo meno commerciale, meno adatto a tutti, più complesso, ha ragione nel definirlo il suo miglior lavoro. Cioè, lui stesso ritiene che Shardik sia il miglior libro che lui abbia mai scritto. E per certi versi, quindi, io condivido, e adesso vedremo perché. Quando ho preso Shardik, mi ero fatto l'idea che fosse qualcosa di similare alla Collina dei Conigli, con magari protagonista un orso. Sarebbe stato figo un romanzo con protagonista un orso, con una storia similare a quella della Collina dei Conigli. Il romanzo invece è completamente un'altra cosa, non assomiglia per nulla alla Collina dei Conigli, ma non per questo è meno valido. Anzi, Shardik infatti parla della divinità non come qualcosa di trascendente come siamo abituati noi con i grandi monoteismi, come diceva all'inizio, no? Un dio senza volto che non può mai essere visto, di cui non esistono rappresentazioni realistiche, o che addirittura in altre religioni come nell'Islam non può essere rappresentato, perfino il profeta non deve essere rappresentato, anche se potrebbe essere rappresentato visto che era comunque un uomo. Un dio che, come nelle più concrete religioni animiste, è visibile, concreto, può essere percepito da tutti i sensi, ed è grande, potente, terribile e in genere è incarnato in qualcosa che ci è familiare, come per esempio un animale. La cosa più classica sono gli animali come rappresentazioni delle divinità, se non fenomeni atmosferici come i temporali o cose come il mare, il sole. Insomma, in questo caso si parla di un grande orso, di un grande e terribile orso che è il rappresentante in terra del dio Shardik. L'idea generale del libro è questa: un cacciatore semi-idiota, tanto da essersi meritato il nomignolo di colui che parla coi bambini, con eccezione chiaramente denigratoria da parte degli altri abitanti del suo villaggio, mentre è a caccia, si imbatte in un orso. Ma non un orso qualunque, bensì l'orso più grande su cui l'occhio umano si sia mai posato. Un orso di proporzioni così spaventose da indurre immediatamente nel cacciatore l'idea che si tratti non di un normale animale, bensì di una divinità. Il cacciatore, che si chiama Kelderek, così abbiamo un nome, torna al villaggio, la storia viene fuori, viene convocato dal barone, perché tutti pensano che questa storia sia una scusa per essere tornato senza selvaggine, quindi non aver onorato il suo impegno di cacciatore, e a questo punto
la narrazione si spezza in tre parti, perché da una parte c'è Kelderek, che tra l'altro non casualmente è un idiota. L'idiota viene spesso utilizzato all'interno delle religioni come qualcuno che è stato toccato dalla divinità, no? L'idiota, quindi il cacciatore Kelderek, diventa una sorta di profeta, perché è stato il primo ad avere un contatto con Shardik. Dall'altra parte c'è il barone, che lo ritiene molto pericoloso, sia in quanto bestia enorme, sia in quanto potenzialmente pericoloso per il suo potere, perché appunto riconosciuto come un dio. E poi le sacerdotesse, cui Kelderek si rivolge per cercare di fermare il barone, e da qui la nostra narrazione comincia. Questa era la premessa del romanzo. Tra l'altro, piccola nota, come ben saprete, l'attribuzione della divinità all'orso come animale in particolare non è una novità. Non solo i nativi americani si riferivano all'orso come una divinità, ma per esempio anche gli Anui o Anui, non so dove vada l'accento, che sono una popolazione di un'isola del Giappone, hanno Kim Un Kamui, se non ricordo male, che appunto è un dio orso, che tra l'altro può essere sia un'entità positiva che un'entità di distruzione, no? Quindi c'è anche questo dualismo divino. Quindi che cosa succede poi nella storia? Praticamente il lato davvero interessante di questo romanzo non è tanto Shardik, che alla fine è semplicemente il perno attorno a cui ruota tutta la narrazione, e Shardik tra l'altro apparirà poi sempre più di rado man mano che la storia va avanti, ma è la storia della nascita di una religione e poi della sua caduta in un certo senso, e dell'effetto che questo ha a livello proprio geopolitico su tutta la nazione circostante, anche sulle nazioni limitrofe, perché la nascita di questo culto smuove degli interessi sia da un punto di vista sacerdotale che di potere militare ed economico. Nascono delle guerre, si accende l'interesse anche di città più grandi del semplice villaggio da cui proviene Kelderek, e comincia quindi una sorta di domino per cui dalla prima tessera, ovvero il salvataggio di Shardik da parte di Kelderek e delle sacerdotesse dal tentativo di ucciderlo del barone, viene avviato e diventa inarrestabile. Il romanzo ha anche delle scene piuttosto epiche dal mio punto di vista. Per esempio, all'inizio della formazione di questa religione, durante un periodo iniziale in cui Kelderek si proclama appunto rappresentante profeta del dio Shardik, che delle persone, degli interi villaggi cominciano a seguirlo, ma in maniera scoordinata, disordinata, senza mai avvicinarsi troppo all'orso, perché l'orso comunque è un animale molto pericoloso ed è anche molto grande. E a un certo punto di questa storia c'è uno scontro tra questo gruppo raffazzonato di persone, che comprende anche dei militari e degli interessi più alti, ma comprende anche un sacco di gente normale, popolani, contadini, cacciatori, donne, bambini, insomma una situazione abbastanza critica. E durante una battaglia contro questo esercito nemico, che arriva da una grande città, che cerca di contrapporsi all'avanzata di questo gruppo e all'idea che siano accompagnati dal dio Shardik, Shardik stesso scende in campo, perché viene portato a un certo punto in una grande gabbia, perché la sua vicinanza viene ritenuta troppo importante per poter lasciare che si perda nelle foreste. Quindi viene cercato, narcotizzato con un antico metodo e chiuso in una grande gabbia. Durante questa scena, dicevo, la gabbia si rompe, è montata su un carro, e il carro comincia a scendere lungo il crinale di questa collina, e quindi c'è questo Shardik, questo orso alto 3 metri, che piomba in piedi su questo carro in mezzo alle file nemiche, terrorizzandole, poi facendo anche una strage, perché è un animale enorme, affiancato poi da un esercito che viene motivato dalla discesa in terra del dio, e quindi una carneficina. Il nome di Shardik e di Kelderek riecheggiano per la città e anche per tutte le città vicine, e questo li rende noti. La cosa interessante del romanzo, tra l'altro, è che si svolge lungo un periodo di tempo piuttosto lungo. A un certo punto questa religione diventa importante, diventa la religione principale di un'area piuttosto ampia, e Kelderek, da cacciatore idiota che ha trovato un grosso orso nella foresta, si trova ad essere il gran sacerdote del culto e ad essersi inimicato, volontariamente o meno, più di una persona, perché quello che fa Kelderek per molto tempo è cercare di essere il più fedele possibile a Shardik,
non lasciandosi, potremmo dire, corrompere né distrarre da altre tentazioni o da altre idee, ma in questo modo eccede nel suo fanatismo e si trova a chiudere Shardik in una prigione, in una vera e propria cella, e gli vengono affidate a Kelderek tutta una serie di ruoli, di compiti, di incombenze che trascendono di parecchio le sue capacità psicologiche, conoscitive, organizzative. Insomma, lui era un umile cacciatore di un villaggio nella giungla e si trova a essere praticamente il capo di una città-stato teocratica che ha bisogno delle sue indicazioni per tutto. C'è anche quindi un arco di crescita di Kelderek molto interessante, in cui lui dimostra sì di essere sicuramente un personaggio particolare e forse non il più sveglio e brillante di tutti gli uomini, ma messo nella situazione giusta sviluppa dei nuovi caratteri, cioè è una persona reale, concreta, vera, che non è sempre semplicemente uno stereotipo di un personaggio bidimensionale su carta, no? Sempre fedele a se stesso, ma in situazioni diverse si sviluppa e benché mantenga di base la stessa umanità che possedeva all'inizio, cerca in qualche modo di adattarsi, e in parte ci riesce, alla nuova situazione. Ora non vi starò naturalmente a raccontare tutti gli sviluppi della storia, tutto quello che succede. È un libro piuttosto corposo e può volerci del tempo per leggerlo, perché è piuttosto denso di eventi. Ma vi posso dire che alla fin fine la storia non è su Shardik, ma è su Kelderek, tant'è che in mezzo a tutto quello che succede, come dicevo all'inizio, Shardik diventa sempre meno presente, tanto che a un certo punto Shardik riesce a fuggire da questa prigione perché prende fuoco, perché un nemico di una città vicina cerca di uccidere l'orso, che è il loro dio per l'appunto, dando fuoco al palazzo. Kelderek entra, apre la gabbia, permette a Shardik di fuggire, e a quel punto però poi Shardik va recuperato, no? Quindi Kelderek lo prende come un viaggio spirituale di cui si investe lui stesso e lui solo, e va alla ricerca di Shardik, ritenendo di essersi lasciato, cioè comprendendo di essersi lasciato corrompere dal potere e di aver perso il fuoco, il focus su quello che era il suo vero compito, ovvero essere l'adepto e il rappresentante, il messia, il profeta di Shardik. Quindi parte in questo pellegrinaggio seguendo le tracce di Shardik, e quindi c'è un nuovo capitolo del romanzo in cui, al di fuori di tutte le dinamiche di potere, delle guerre, dei baroni, dei re, degli eserciti e così via, improvvisamente sono soltanto Shardik e Kelderek in un ambiente selvaggio che compiono questo viaggio. Shardik, una fuga dall'uomo in cui cerca di guarire dalle ferite che le hanno causato la prigionia, e Kelderek in un viaggio di illuminazione e di purificazione personale, che cerca di raggiungere il suo dio per chiedergli perdono per il semplice fatto di potergli stare accanto. Tra l'altro, all'interno di tutta la narrazione, una cosa che identifica sempre Kelderek come il reale profeta di Shardik è il fatto che, rispetto a qualunque altra persona, Kelderek è l'unico che riesca ad avvicinarsi fisicamente a Shardik senza che l'orso gli dimostri ostilità, no? È normale che un animale selvatico che viene innervosito dalla vicinanza di altre persone, o che è affamato, o quali che possano essere le sue ragioni, è un pericolo per un gruppo di omuncoli alti la metà di lui che gli girano attorno. Eppure Kelderek gode sempre di questa immunità divina, che è interessante perché nel romanzo non ci viene mai chiarito ho dato un reale indizio se Shardik sia di fatto una vera divinità, perché tutta questa ambientazione non è reale. Per quanto ricalchi luoghi reali, avvenimenti reali, normali attitudini, abitudini e comportamenti che nella storia l'uomo ha e ha avuto, è evidente che si tratti di un luogo inventato da Richard Adams e che sia un ibrido tra diversi luoghi, in cui c'è la giungla ma c'è una struttura quasi da medioevo feudale. Insomma, è una cosa un pochino particolare. I nomi stessi non mi sembrano ricalcare nomi reali, sembrano nomi inventati di sana pianta. Poi magari sono ignorante io e scopro che è una cosa tipica di Singapore, del Vietnam o di che cacchio di posto che so io, però così a
sentimento a pelle, non mi sembra. Quindi noi non sappiamo se in questo, in questa ambientazione inventata, Shardik sia un vero dio e Calderic sia un vero profeta. Perché l'impressione che dà fin dall'inizio è che no, sia tutta una fantasia di Calderic suffragata da un politeismo locale in cui c'è l'orso dio, e quindi questi sono eventi casuali che creano il presupposto, le basi per credere alle vicende di Shardik e alle idee di Calderic. Però questa faccenda del pellegrinaggio, questa faccenda della resilienza di Shardik, questa faccenda del fatto che Calderic sia sempre immune comunque agli istinti animali e alla violenza di Shardik, non lo so, suggerisce che forse ci sia qualcosa di più. Comunque questo viaggio viene compiuto, Calderic a un certo punto cade schiavo ma senza mai perdere di vista il suo obiettivo, trovano Shardik, c'è tutto questo arco pazzesco in cui poi c'è un'inevitabile discesa e in cui soprattutto si evidenzia una situazione sempre più miserabile dei luoghi e delle persone che vengono visitati, come se fossimo di ritorno all'inizio del libro, no? All'inizio del libro è un povero cacciatore scemo, poi sale, no? Città-stato, religione, il gran sacerdote, le guerre, le ricchezze, gli intrighi di palazzo e tutto, e poi la fuga, il pellegrinaggio, l'inseguimento, trovare questi luoghi alla periferia del mondo civile, no? Al limitare della civiltà umana, e Shardik sempre più deperito, sempre più malato, dà l'idea appunto della nascita, della crescita, dello splendore, poi del canto della Fenice e dell'inevitabile tracollo di un culto nell'arco della vita di un singolo uomo. È un romanzo davvero molto interessante, non semplice, con diversi livelli di lettura, di cui io certamente, che non sono la persona più colta e intelligente del mondo, me ne sono perso una buona parte e probabilmente ci sono molti riferimenti che non ho colto. In questa recensione ho provato a dare il meglio di me, anche considerando che, ahimè, sono piuttosto in ritardo rispetto a quando l'ho letto, perché è uno di quei libri che ho letto quando stavo male, che non potevo fare recensioni perché riuscivo a malapena a parlare, ero sempre malatissimo, mi hanno operato, un casino di roba. Quindi ora che finalmente mi sono messo a recuperare i video, ho fatto più quelli recenti che mi erano belli freschi, e poi sto cercando di tornare, no, di andare a ritroso e recuperare almeno qualcuno dei romanzi che mi sono rimasti. Molti inevitabilmente non potrò portarli perché sono troppo sfumati, nebbiosi, indefiniti nella mia memoria, ma Shardik è un romanzo che mi ha davvero molto colpito, mi è piaciuto moltissimo, e quindi, per quanto in maniera magari incompleta e non più chiarissima nella mia memoria, ho voluto portarvelo per consigliarvene assolutamente la lettura. Di nuovo vi ricordo, se aveste letto La collina dei conigli, Shardik non ha nulla a che fare, non c'è paragone, non è un buon esempio il fatto che l'autore sia lo stesso, quindi non usatelo come esempio. È un libro complicato, è un libro i cui temi principali sono la religione, l'anima umana e la nascita di un profeta, di un culto e il suo tracollo, e ha una scrittura un po' densa, come vi dicevo, perché vi leggo un rapido esempio proprio all'inizio. Nonostante la secca calura di tarda estate, nella grande foresta non verrà mai silenzio. Rasoterra, il suolo spoglio e molle era coperto di rami caduti, fuscelli, foglie marce nereggianti come cenere, un rumorio fluiva senza tregua. Come un fuoco che, ardendo con assiduo crepitio, ogni tanto scoppietta, quando un nodo del legno si infiamma o un ciocco ruzzola fra i braci. Così, nella foresta, ai piedi degli alberi, le ore trascorrevano nella penombra fra stormire di fronde e in tonfi e schianti, intermittenti sospiri della brezza, fruscii di rettili o di roditori e, di quando in quando, lo scalpiccio di qualche animale più grosso in movimento. Più su, il crepuscolo verde del fogliame formava un altro regno, popolato di scimmie e bradipi, di ragni cacciatori e innumerevoli uccelli, creature che trascorrono le vite alte da terra. Quassù le voci erano più sgargianti o stridule, cinguettii, improvvisi schiocchi e gridi, urletti e sorde percosse, richiami argentini, strepito e scroscio di fogliame disturbato.
Più su ancora, negli strati superiori, dove il sole percuoteva le chiome delle piante, la cui massa assomigliava a un banco di nuvole verdi, il rauco tenebrore cedeva a una silente luminosità. E qui grandi farfalle svolazzavano tra le frasche senza che occhio potesse ammirare quelle ali multicolori, né orecchio percepire il loro minutissimo fruscio. Ora, ho letto libri incredibilmente più complessi di questo, a livello proprio di scrittura, di stile, molto più densi, molto più criptici, però sicuramente, capiamoci bene, non è King, ok? Cioè, non c'è una semplicità narrativa immediatamente digeribile, non c'è un andare incontro al lettore da treno che legge soltanto il giallo da edicola del momento o l'autore commerciale del momento. È un libro un po' più complesso. Non per questo, secondo me, dovreste esserne spaventati, ma anzi, è sempre una buona occasione per migliorare le proprie conoscenze, le proprie capacità, il proprio livello di lettore, perché non si migliora facendo ciò che si conosce, si migliora affrontando ciò che non si conosce, si migliora facendo ciò che non siamo capaci a fare. È l'unico modo per imparare qualcosa di nuovo, sbattere la faccia contro qualcosa che non conosciamo. Un esercizio fisico che non avete mai fatto, non riuscirete mai a farlo se non provate a farlo, è inevitabile. Quindi per la lettura è la stessa cosa, almeno questa è la mia opinione. Detto questo, vi ringrazio di avermi seguito fin qui, il video è stato abbastanza lungo, soprattutto considerando da quanto tempo ho letto questo romanzo. Non voglio dilungarmi oltre perché tutto il resto che potrei raccontarvi è proprio pura trama e alla fine sarebbe un terribile spoiler, che è il male dei nostri tempi. E quindi, di nuovo, grazie per avermi seguito fin qui. Vi ricordo qua sotto che potete trovare il link per acquistare Shardik insieme al mio Linktree, dove c'è il mio Spotify, il mio podcast su Spotify, dove troverete tra l'altro questo episodio in formato audio-video, a seconda di qual è il mezzo che preferite usare per seguirmi. Ci sono i miei romanzi da acquistare, il mio Telegram, la mia wishlist, la mia foresta su Tridom, tante belle cosine, venite a trovarmi. Un commento, una condivisione, un'iscrizione. Lasciate un bel mi piace e per il resto noi ci vediamo con un nuovo video, inevitabilmente, puntualmente, irresistibilmente, avverbi in mente dappertutto, su questo canale, lunedì prossimo alle 15, puntuali.